Il più grande ospedale di Londra non è fornito come tuo armadietto in bagno, te lo assicuro. Tu sicuro? Cioè, in Inghilterra io ho il raffreddore, ho l'influenza, io devo chiamare il medico, fare appuntamento. Qui no, fermi, il primo italiano. Dici, c'è un dolore qui. E lui ti dice cosa c'è. L'unico problema è di capire loro strani... adesso dico loro come fosse siete inglesi, ma loro... Facciamo finta che siamo inglesi, gli italiani sono tutti pazzi, ve lo dico, scappano. Però loro hanno questi consigli, non è facile capirli, perché solo loro dicono certe cose. Dici, io c'ho un dolore qua. Hai dormito con la finestra aperta? No. Allora non so cosa dirti. Cioè, dov'è esattamente? Qui. Ah, qui c'è la milza. Loro sanno dov'è la roba, no? Incredibile. Io sono inglese, dove c'è? Stomaco, culo, basta, non mi serve più niente. Lì c'è la milza. Cos'è la milza? E io ho scoperto di avere una milza. Non la voglio. Io in Inghilterra non c'avevo una milza che mi dava problemi. Io vengo qua e c'ho una milza che sta male. Fuck it, unbelievable. Poi ci sono le malattie che ci avete solo voi, lo sapete, no? Solo in Italia. C'è uno che mi terrorizzava. The hit of air. Hit of air. C'è un amico con l'occhio rosso. Cosa hai fatto? Colpo d'aria. What's a boom? What's a colpo d'aria? Fuck it out. Whoosh. Stephen King, colpo d'aria. Colpo d'aria. Congestion. Congestione in inglese, solo droppi macchine sulla strada. Qui è qualcos'altro. Boh. Allora, tutti gli inglesi qua, che lo so che ci sono inglesi stasera, sanno chi è Robert Winston. Ora, Robert Winston è un medico inglese molto importante. A livello mondiale ha vinto anche il Nobel. Lui è sempre nei giornali e televisione inglese, è andata in tutta America, tutta Asia e Africa, cercando nuove malattie. E non ha trovato niente, però dopo è andato in vacanza in Toscana. È vero, è vero. E ha trovato una malattia nuova. In Toscana, in Italia. Infatti lui doveva fare un articolo per i Times inglese parlando di Toscana, che ci sono tanti inglesi sul vino e sul cibo e sulla gente. Invece, quando è tornato, ha scritto questo articolo, che ormai tra l'inglese in Italia è famoso, lo so, però ha scritto: c'è una nuova malattia, in Italia è molto comune, ma non vi preoccupate perché solo loro la prendono. Si chiama cervicale. Ora, abbiamo studiato questo fenomeno del cervicale. Vi dico cosa abbiamo, dove siamo arrivati noi inglesi. Sappiamo che il cervicale è qualsiasi dolore che parte da questa zona fino al culo. Dove vuoi, è cervicale. Però la differenza tra Robert Winston e me è che io vi conosco e io so cos'è cervicale. Cervicale è quello che hai quando non hai un cazzo di voglia di fare qualcosa. Vieni stasera? No, c'ho il cervicale. È perfetto, no? Perché lui non può dire niente, perché non esiste. Oh my God, cervicale. Io per queste cose lotto in continuazione con la nonna di mia figlia, no? Io ho una figlia che sta spesso con la nonna. E questo è sempre un problema. Perché, cioè, io la voglio bene, ma su queste cose divento una bestia. Io vado a prendere lei per andare a giocare pallavolo. Non vi mento, sono 18 gradi, io sono in jeans e maglietta. Busso la porta della nonna. Dalicia, mia figlia, doveva arrivare, no? Però non arriva lei. Arriva un eschimese, alta così. Tutto imbottito. E dico, Dalicia, ma perché sei vestito così? E lei può solo indicare la nonna col dito, perché è tutto sciarpata. Non riesci a parlare. Ma dico, ma perché? Arriva la nonna e dice una frase che finché muoio non dimenticherò mai. Ha detto: non corri, sudi. Spero di sì. E quando corri e non suda, che io mi provo. O se lei sta ferma e suda, mi preoccupo tanto. Ma se corre, suda, no?
soprattutto se vestito come un eschimese a 18 gradi, spero che suda, no? Sempre queste cose. Un'altra volta volevo portarli in piscina, ma non potevo portarli in piscina perché aveva mangiato un biscotto 2 ore prima. What's that about? What's that about? My God, io ho le amiche che dopo un piatto di pasta non fanno la doccia. Non fanno la doccia. Ora, io, noi siamo in televisione stasera, io non posso venire qua e sparare le cazzate. Quindi io ho fatto una ricerca, un vero ricerca, e ho una notizia. Ora, vi chiedo, indovinate, e io so il numero, quanti esseri umani nella storia della Terra, sono tanti paesi, quanti sono morti perché hanno mangiato un panino e si sono tuffato nel mare? Quanti? Come on. You'll be surprised. Quanti? One. One. È successo nel 1978 a Miami, Stati Uniti. C'era un americano, ha mangiato un grosso hamburger e si è attuffato nel mare ed è morto quasi istantaneamente perché non ha visto i squali. Nobody. 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 But anyway, alla fine io sono suo padre e mi devo fare valere. Dico: Maria, ascoltami, lei viene in piscina con me. Lei, aspetta un attimo. C'è aria, eh? Non me ne frega niente. Vieni con me. Ma no, no, non lo puoi portare perché poi lei va in piscina, va dentro l'acqua a prendere i funghi e poi dopo i funghi esce dall'acqua, c'ha i capelli bagnati e poi va fuori, viene un colpo d'aria, un congestione, milza cervicale e crepa lì. Fucking hell. Unbelievable, da lì stiamo a casa, va. Passate la voglia anche a me. Comunque, è a Napoli, per chiudere su Napoli, che ho fatto anche però mio un'altra cosa che non dovevo fare, era in un momento difficile con questa donna e eravamo in pausa, mi metto le mani avanti, e comunque ero con un'altra attrice inglese che abbiamo bevuto un po' di vino in scatola e l'ho tradito, ecco, stupido, non dovevo farlo, però l'ho fatto, e lei, essendo donna, ha scoperto subito, perché io, come tutti gli uomini, non riesco a, cioè siamo come bambini, pieno di cioccolato, io non ho mangiato il biscotto, tracci in tutte le parti, e invece mi ha scamato. E abbiamo litigato e ho avuto un momento di déjà vu, proprio déjà vu. Ero sotto la finestra e mentre lei buttava le valigie dalla finestra, era mio padre. Again. E ho avuto una rivelazione perché ho capito cosa voleva dire quel giorno lì. Infatti ho guardato su e ho detto: "Hey, I am not a penguin." Perché pinguini sono scientificamente e biologicamente monogami. Noi no. Allora, è una cosa che non si può dire, ma è così. È proprio un dato scientifico, biologico. Ora, se ci pensi ai pinguini sono fedeli tutta la vita, però sono tutti uguali, cazzo. Per forza, che dove vanno? Look. Questi sono 3 pinguini. Qual è la più bella? Eh? Vuoi sapere un'altra cosa? Sono tutti maschi. You didn't know that, right? Poi c'è un altro motivo. Sai che il maschio dei pinguini, ti dico la vita del maschio pinguino. Allora, quando arriva l'inverno, va sotto 50 gradi sotto zero, buio totale per 6 mesi. La femmina fa l'uovo e poi lui deve proteggere per 6 mesi sotto zero, in buio totale. E quando comincia ad arrivare l'inverno, per inferno freudiano, l'inverno, le femmine cosa fanno? Fuori delle balle, vanno in Giamaica.
con le amiche. Quindi non solo lui sta con una femmina solo per tutta la vita, ma è pure stronza. Il bello è che adesso, se uomini, adesso una cosa, dico una cosa agli uomini, se eravate adesso dove sono io, e c'è un spettacolo, perché quando racconto dei pinguini, sono degli uomini, tutti gli uomini avete lo stesso faccia, tipo... Invece le donne sono... I want to be a penguin nella prossima vita. Anyway, quindi altri animali che sono biologicamente, scientificamente monogami sono panda. Ma panda è sfigatissimo, però dai. Oh, come on. Cioè non va con quello che c'ha, figures, andare a trovare un'altra. So, io vi dico una cosa. Se l'uomo, parlo solo per l'uomo adesso, e poi dopo parlo della donna. Ma se l'uomo non è un pinguino, cos'è? Qual è l'animale più vicino alla natura di un uomo? Dogs. We're the same. Cani sono i migliori amici dell'uomo perché siamo uguali. L'unica differenza è che lui è libero e noi no. Ma noi amiamo il cane, lo invidiamo anche a volte, perché guarda la vita di un cane, guarda come loro si accoppiano. Lui annusa il sedere di lei, lei annusa il sedere di lui, e se va bene si va. Mica vanno in giro a cercare il motel, no, si va lì e nessuno rompe le palle. La prossima volta che vedete due cani che si accoppiano per strada, guarda gli uomini, siamo ipnotizzati. Oh, yeah. We would love that, wouldn't it? It's us, but we're not free. Immagina se nostra vita era così. Cioè tu entri in un ascensore, vedi una tipa, ciao, hai visto che vento che c'è fuori? Sì. No, no, perché dicevano, ma... Nessuno rompe le balle. Invece l'animale più vicino alla donna è il gatto. Il gatto somiglia molto alla donna perché è molto elegante, indipendente, stronzetta a volte, cioè, ed è per questo motivo qua che le donne pensano che è interessante farti vedere 30 foto di loro gatto. Fuck me, I hate that. Allora, tu parli con qualsiasi fotografo professionista al mondo e ti conferma che il gatto c'ha due pose. Standing up cat, striato cat. Basta. No more. E loro ti faranno vedere 30 foto dello stesso gatto. Guarda, questo è Tom, guarda, è lì sul divano. Poi c'è lui. Adesso il telefonino. Lì, e guarda lì nel bidet. Guarda che carino. Che lì c'è il cappellino perché è il suo compleanno, sai, che e lì sta dormendo e... guarda lì abita mia cugina. Put them away. Poi le donne ti dicono i gatti sono più intelligenti del cane. No. Allora, ai non vedenti, cosa danno ai non vedenti per girare un po' e attraversare la strada? Danno un cane, no? Perché? Perché il cane si ferma alla strada, guarda a sinistra, guarda a destra, e se non ci sono le macchine lui va. Immagine se ti davano un gatto. Avresti questo povero non vedente lì fermo dietro il cespuglio, la strada completamente vuota, non va, comincia ad arrivare una macchina, lui è ancora fermo, zero, solo quando la macchina è 2 metri da te, l'altra, boom, they don't fucking care, man, they don't care. Poi se alle due, wow, le palla, wow. Prima o poi doveva succedere. Don't worry. Throw it. Thank you very much. Thank you. Se un ladro viene alle 2 di notte in casa con un accia. Come si chiama? Ecco, si è spostato la balla, non capisco più niente.